Curioso come più volte la Terra del Sol Levante abbia fatto da scenario a diversi tramonti sulle corse al titolo piloti e costruttori, da Piquet nell'87 a Vettel nel 2011, ovviamente passando per Häkkinen, Damon Hill, Schumacher e indimenticabile soprattutto il biennio dell'89-1990 con il duello tra Prost e Senna, tra sportellate e vendette. Ancora una volta il confine del reale, tra reale e virtuale, continua a sottigliarsi e proprio ieri abbiamo avuto un esempio con i campionati FIT in Giappone, si è rivelato quindi decisivo per la corsa al titolo, la Master League Formula Passion.it, con l'incoronamento di Nico Fiore al suo secondo titolo e la vittoria della Red Bull nel campionato costruttori. Vedendo il trend delle prime gare, anche in Premier League si rischiava di chiudere in anticipo la corsa al titolo, e perché no? Proprio in questa pista non è così, perché matematicamente parlando abbiamo ancora 4 piloti in corsa per il titolo piloti, con il nome di Gilles 27 che spicca in classifica, inseguito da Zampi, Lopez, Gettals, ancora aperto. Per quanto riguarda sempre un discorso matematico, il titolo costruttori. E allora è la volta del Gran Premio del Giappone, la volta del sedicesimo appuntamento della stagione 2017-2018 della Prime League. Dalla cabina di commento, come sempre, il vostro Hiroshi che vi parla. E come sempre, per mia e vostra fortuna, non sono da solo qui perché al mio fianco c'è il solito precisissimo commento tecnico del buon Mornon. Buonasera, caro. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti a casa. E poi il nostro sempre attento Mister X nelle vesti di direttore di gara. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti. Gara bagnata, cioè qualifica bagnata. Eh sì, lo Attenzione. vediamo da full wet, tutti quanti i piloti che sono scesi in pista per far pratica con proprio la pista molto tecnica, molto difficile. 18 curve, 5807 metri, curve molto tecniche, diversi sali scendi, molto stretta la pista. Diciamo aggiornata rispetto ai titoli degli anni passati, quest'anno è stata fin dalla pre-season molto difficoltosa per diversi piloti, diciamo tanti sali scendi, molto stretta, molto tecnica. Parlando di pista, allora buttiamoci subito con la domanda tipica, Morno, nella tua curva preferita di questo circuito tecnicamente molto impegnativo. La curva preferita, che in realtà è anche quella che mi riesce peggio, è la curva che porta al rettilineo che passa sotto il ponte, quindi la doppia curva a sinistra, che Doppia tecnica, ma dov'è? Sì. e allora abbiamo proprio visto ora Naspers fare un leggero fuoripista lì, curva 8 e 9, prima e seconda di Degner. Te invece, Mister X? Diciamo. La curva Spoon, la 130R, la Casio, la chicane Casio, un po' tutte, perché è un circuito particolarmente difficile e bello da guidare. Io in realtà preferisco, anche se da padista, Naspers intanto a Moro subito all'uscita della Spoon Curve. È abbastanza particolare questo incidente, ha perso la vettura in trazione, purtroppo con la pioggia che mette in difficoltà i 10 piloti in pista. Ora ne sono rimasti 9 ancora a poter girare, 8 minuti al termine, e si lancia ora Tals per iniziare a far registrare un tempo cronometrato. Quella, la serie di curve che preferisco è proprio quella che andiamo a vivere on board in questo momento con Tals. Che qui curva 1 e 2, poi viene questa parte qui 3, 4, 5, 6 e 7, il tratto delle S che si chiude con la Dunlop in salita verso sinistra, e soprattutto con l'asciutto spettacolare da fare con queste vetture. Si entra bene, non si può sbagliare per la verità all'ingresso, altrimenti si va a compromettere tutto il tratto della pista. Lavora molto con le mappature del volante il pilota della Red Bull Tals. Parlando di Red Bull, quest'oggi assente e sfiora Lopensky, che era in difficoltà in uscita dalla Dunlop. Diciamo quest'oggi assente ancora il pilota Chronolife. Intanto vedo un lag di Tals, non so se me lo puoi confermare o Non so, Ernesto. adesso io sono. Non ero in abitacolo con Talza, adesso comunque mi sposto con lui e vedo se lo Va posso bene. confermare. Ancora difficoltà anche Lopensky, che no, ok, va a largo solo per far sfilare Emis. Si è lanciato anche Fabio Max in questo momento. Piloti molto cauti per quanto riguarda l'ingresso nelle curve, l'aggredire i cordoli interni. Primo tempo cronometrato fatto segnare da Alex Pelotino in 1:48.306. Diciamo poi per quanto riguarda le assenze, diciamo assente Chronolef nella Red Bull e Robby per la Renault. Migliora il tempo fatto segnare da Alex Pilotino, lo migliora Toppin Kessler con 1:44 e 9, 1:45 e 4 per Advanced Seppel. Ovviamente
piloti che caricano la benzina e si mettono lì a girare, a far segnare giro dopo giro, trovare soprattutto il giusto limite con una pista che nemmeno da intermedio, direttamente da full wet, un vero e proprio temporale, ricorda un po' il Fuji dello storico duello quando si decise il titolo tra Lauda ed Hunter lo stesso anno del rogo praticamente del Nürburgring. Naspaz che sta... per la verità Naspaz è fermo, si è ritirato poco fa. Fabio Max sta andando a chiudere ora il suo giro, adesso spun curve, molto cauto nell'accelerazione il pilota della Ferrari, vediamo se riuscirà a migliorare il tempo fatto segnato da Topping Castro. E comunque in un primo giro per trovare, lo dicevamo, il feeling con la pista qui 130R, difficilissima in effetti con il bagnato. Staccata poi per la Casio Triangle, ingresso verso destra, poi sinistra, abbastanza stretta. Molto cauto Fabio Max anche nelle accelerazioni. Difficile anche qui la curva che verso destra in discesa che immette sul rettilineo principale. 1.48.7 per Fabio Max. Direi che allora possiamo andare con Topping Castle vedendo se si sta migliorando. Esce ora sul cordolo alla 130R e rischi se riprende il pilota della Mercedes. Finora negli ultimi tre appuntamenti è stato Advance Apple a far segnare la pole position, diciamo i due nuovi piloti introdotti, 1.44 ed 1, si migliora Topping Kestrel, vediamo se Gilles si può migliorare sotto di 3 decimi per ora, almeno per quanto riguarda i parziali che ci vengono dati dalla telemetria, diciamo Advance Apple per quanto riguarda l'ingresso di questi due piloti si è rivelato, non dico più fortunato, ma magari... più bravo nel capitalizzare le occasioni che ha avuto rispetto a Topping Kestrel. Purtroppo in Belgio un errore quando era secondo, poi nelle altre gare un po' sfortunato, specie a Monza, un contatto in curva 1. Zampi 1.44.0 toglie pardon 118 millesimi dal tempo di Topping Kestrel. Ancora Emis una volta si dimostra pregevole, si in qualifica ma soprattutto con la pioggia. In Canada per lui sotto un diluvio è arrivato il secondo posto soltanto dietro a Gilles, che qui fa un grandissimo controllo alla 130R, spettacolare il controllo del pilota leader del campionato in questo momento con la sua Force India. Attenzione, uscita dalla Casio Triangle leggermente di traverso, bandiere gialle nel T1, ma forse qualche pilota si fa da parte. 42-43, forse sul 45, no 44-7, si migliora, si prende il terzo posto ai danni di Emis. Topping Kestrel sta ancora girando, vediamo, però il suo tempo in questo momento è un po' alto. Andiamo su Zampi, forse? Era un fuori pista di Zampi comunque quella bandiera gialla. Sì, era in testa coda alla fine delle S. 3 minuti e 40, ancora il tempo di poter fare due giri, forse anche un terzo. Allora, Zampi e Topping Kestrel stanno... Vai, dovrà tornare ai box comunque. E allora, forse... i piloti che adesso si prendono una pausa anche magari per rifiatare un momento, una pista così tecnica in queste condizioni di certo non è facile da interpretare, vedremo soprattutto se ci sarà una pioggia anche in gara, sarà a quel punto veramente un discorso interessantissimo per questi 10 piloti e sarebbe un po' un disastro per Naspaz che non è riuscito nemmeno a girare poiché è uscito subito di scena da queste qualifiche. Si lancia per un nuovo giro Emis, che questo giro l'ha fatto intorno al 53.4 per la precisione. Adesso si lancia per un nuovo giro veloce, possiamo andare in on board con il pilota della Renault, qui ingresso di curva 1, molto pacato, non sfrutta tutta la pista il pilota della Renault. Ancora ora l'ingresso nelle S, però molto bravo nella gestione delle accelerazioni, anche qui nel cambio di direzione. E vedremo soprattutto i piloti che assetto hanno scelto, se magari qualcuno ha preferito puntare sulla qualifica a discapito di una poi eventuale gara bagnata, ovviamente sono previsioni allora, un po' da cartomante. Vai! Fele, giro più veloce, scusami, Gilles, 1.43.6. Sì. Intanto dicevo, notizie dai box, dovrebbe essere gara asciutta. Ah, ok, allora sarà molto interessante una qualifica... che vede le vetture con Emis difficoltà qui in staccata al tornantino, all'airpin curva 9, e dicevo vetture che sono molto cariche per quanto riguarda il discorso delle ali, specie quella anteriore, che comunque in gara i piloti potranno modificare l'incidenza dell'ala,
va ad influire più che altro anche il differenziale, ma comunque sono valori che si possono modificare poco prima del via o comunque facendo una sosta. Qui va leggermente l'arco Emis alla spun curve. Fabio Max si ritira. Peccato il pilota della Ferrari. Andiamo un attimino a cercare giusto per vedere dove è Uscito da andato a curva 2. sbattere. Eh sì, troppo probabilmente persa la vettura in accelerazione. Vediamo Advanced Seppola in pista. Sono per la verità, sì, ok, sono quasi tutti. Sì, stanno uscendo dai box di nuovo anche Topping Occhio a Kestrel. Zampi, eh. Occhio a Zampi, sta facendo giro veloce. Allora andiamo a seguire il pilota della Force India che sta inseguendo il suo compagno di squadra per quanto riguarda il titolo piloti. Chiude ora vicinissimo al muretto per quanto riguarda l'ingresso in pit lane. Chiude ora il suo giro in 1:43.841, ma non riesce ad insidiare la pole di Gilles. Per lui un nuovo giro, 50 secondi al termine. Quindi ha iniziato questo giro, non potrà effettuare un altro. Bandiere gialle, ma per la Ferrari di Fabio Max, lì sulla destra che è andato a sbattere sulle barriere. Ha terminato in anticipo la sua qualifica. Gilles 1:43.371, si migliora di altri 2/3 decimi. Mostruoso il pilota della Force India che può continuare con un nuovo giro. Direi che possiamo allora seguire queste due pantere rosa che si stanno contendendo non solo il titolo piloti, ma si stanno contendendo anche la pole position qui per il Gran Premio del Giappone. Da qui fino alla fine saranno 5 gare da viversi fino alla fine, poiché Zampi deve recuperare i punti sul suo compagno di scuderia. Gilles dovrà difendersi dall'assalto del suo compagno di scuderia. L'avevamo visti abbastanza vicini in Malesia. Poi un po' sul passo gara Zampi si era perso, c'era stato un accenno di duello tra i due. Passa sul traguardo Topping Kestrel in 1:44.121, il suo miglior tempo fatto segnare in questa sessione. È stato il primo a prendere bandiera, prende bandiera anche Alex Pelotino, ma direi che possiamo restare con Zampi che è ora in uscita dalla spun curve. Gilles che invece ha alzato il piede al tornantino dell'Herpin, ma ha alzato il piede. Tals si è ritirato e allora forse soltanto Zampi potrà tentare l'attacco alla pole position. Ora 130R sta spingendo e come Zampi è entrato di traverso alla 130R. Che rischi che si sta prendendo il pilota della Force India. Staccata della Casio Triangle, destra poi sinistra, accelerazione, non va a sfruttare il cordolo, gira molto stretto qui in destra in discesa. Si è appena schiantato Lopezki davanti a lui. Pole, pole, Grande. pole di Zampi, grandissimo. Gli è successo tutto davanti, ha fatto un controllo meraviglioso alla 130R. Si è visto Lopezki schiantarsi lì Attenzione, davanti. attenzione, c'è Advanced Seppol nel suo giro. E Adesso allora alla spuna. andiamo a seguire, cercare il pilota della McLaren. Advanced Seppola per il momento a 1:45.4, ma sicuramente nei giri precedenti non è riuscito a trovare il giusto limite. Vediamo se può tentare lì l'attacco alla pole position di Zampi, che ha fatto segnare un tempo incredibile. La pista non mi sembra che in questi ultimi minuti si sia migliorata rispetto a prima, ha semplicemente trovato il giusto limite. Advanced Seppola 130R tutta in pieno, l'ha fatta molto meglio rispetto a Zampi che visivamente spettacolare, ma aveva fatto un traverso esagerato, quindi qualche decimino lì l'ha perso. Esce ora. Zampi era stato un po' più pulito, però Advanced Apple sfrutta bene tutta la pista, molto interno qui. Potrebbe essere una grandissima pole, invece no, 1:44.491. Mi rimangio tutto. Forse non ha fatto dei buoni primi due intertempi, Ti perché. segnalo un gran tempo di Lopensky, 44-0, che si è presa la terza posizione. Sì, strano, Advanced Apple. Vai, vai. è un brutto settore centrale in realtà, perché ha pagato a Zampi quasi un secondo e mezzo, solo nel secondo settore. E allora Lopezki, che ora è inquadrato dalle telecamere, Lopezki che penso si sia preso il terzo posto e poi si sia schiantato, magari ha accelerato al massimo l'uscita da tutte le Il curve. bot si è scattato da solo perché Ah, ok. appena ha passato il traguardo ha preso il comando l'IA e ha fatto danni proprio Va davanti bene. a Zampi. E allora prima fila Force India, Zampi Gilles, Zampi 1:43.252, secondo posto l'abbiamo detto per Gilles, staccato di 119 millesimi, terzo posto per Lopensky a 7 decimi, quarto posto per Topping Kestrel 8 decimi, un secondo lo paga Tals al quinto posto, anche lui vittima di un ritiro negli ultimi minuti di questa qualifica. Advanced Apple sesto, settimo posto per Emis, ottavo posto per Alex Brutino, nono Fabio Max. Senza tempo il ritirato dalla sessione qualifica fa Naspaz, che è purtroppo vittima di un incidente nelle prime fasi, e l'abbiamo detto in precedenza, in apertura. Non parteciperanno alla gara di quest'oggi il pilota della Red Bull Chronolife e il pilota della Renault F1 Italian Robby. Allora Zampi ancora inquadrato e sta
Tornando ai box, per noi una brevissima pausa. Questi risultati in sovrimpressione, per noi una brevissima pausa e torniamo prestissimo con la partenza del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione Prime League 2017-2018. Saranno 27 i giri che ci porteranno fino alla bandiera a scacchi del sedicesimo appuntamento stagionale con la Prime League. Davanti a tutti lo vedete, prima fila Force India con Zampi davanti a Gilles. È riuscito a mettersi dietro il suo compagno di scuderia Zampi e soprattutto il suo diretto rivale per quanto riguarda la corsa al titolo piloti che andiamo un po' a spulciare con Gilles, primo con 264 punti, 6 vittorie, nessuno come lui quest'anno, 217 punti per Zampi con 4 vittorie, terzo posto per Lopensky a 178, quarto posto per Tals a 149, ancora in corsa matematicamente parlando per il titolo, poi fuori dalla corsa per il titolo abbiamo detto Emis con 119 punti, sesto posto per Fabio Max a 90, settimo l'assente Kronolef a 74, ottavo posto per Advanced Apple 61, nono posto per Robby 61, decimo posto per Naspaz 61, questi tre piloti a quota 61 punti che si giocano le posizioni per il centro gruppo per quanto riguarda il campionato piloti. Poi troviamo Top Inchestra la 57, 12 punti per 44 punti, pardon, per Antonio Fresh, però ormai fuori dal campionato, 35 per Alex Pilotino, 8 per Buscino. Classifica costruttori con 481 per Force India, 268 per la Ferrari, 223 per la Red Bull, 180 Renault, 166 McLaren, 100 per la Mercedes. Force India che qui può chiudere il discorso della classifica costruttori. Andiamo rapidamente da Mauro per il suo pronosticato. Sull'asciutto io qua dico Gilles. Mister X. Ti sparo Lopensky. Io mi butto su Top Inchestrel e allora dalla sovrimpressione potete vedere le gomme che sono state scelte da diversi piloti. I primi sei che partono con le super soft, poi soft per Emis, gomma mescola bianca, la media per Alex Plotino, Fabio Max e Naspach. Naspach ci si aspetta una singola sosta per tutti i piloti. Sulla destra del teleschermo ovviamente potete vedere la vettura della Force India di Zampi, alla sua sinistra Advanced Apple, prima fila quindi Force India. Poi lì dietro vediamo chi tenterà l'assalto alle prime due posizioni con 5 luci che si accendono in questo momento, si spengono ora e parte il Gran Premio del Giappone. È stata buona lo scatto di Zampi che riesce a difendersi nei confronti di Gilles, sbanda tantissimo la Ferrari di Lopensky, attenzione qui all'ingresso a curva 1 con Lopensky che ha perso la posizione su Top Inchestrel, riesce a difendersi, bravissimo, è stato ottimo lo scatto di Zampi, curva 1 che sembra procedere senza troppi problemi per i piloti nelle retrovie, non sembrano esserci stati contatti con Zampi che scappa via qui nel tratto delle S, forse un po' in difficoltà Tals, per un momento l'ho visto esageratamente di traverso, anche se ci ha più volte abituato a una guida di questo genere. Attenzione quindi al ritmo che potrà imprimere Zampi, pista molto tecnica, è importante tentare di scappare via, bandiere gialle nel T2, forse qualche pilota in C'è difficoltà. Emis a muro contro le Peccato. protezioni. Peccato per il pilota della Renault, costretto quindi subito a una gara in salita fin dalle prime fasi. Torniamo lì davanti con Zampi che guida ancora il gruppone. Sembra un po' in difficoltà in questa prima parte di gara con il carico di carburante. Lopensky che viene subito insidiato da Tals. Attenzione verso la Spoon curva all'esterno. Staccata di Tals, bellissimo il sorpasso di Tals, però va largo. Larghissimo. Attenzione a questo rientro in pista con le gomme sporche. Riesce a chiudere il sorpasso Tals. Non so se aveva già sopravanzato il pilota della Ferrari, che però qui fa questo zigzag abbastanza pericoloso, ok? Perdere ciò che ha guadagnato andando largo, però è stato Secondo il mostruoso. regolamento dovrebbe restituire la posizione. E infatti, poiché era entrato, cioè in percorrenza di curva era ancora affiancato, ha effettuato effettivamente il sorpasso ormai fuori dalla carreggiata. Tra l'altro c'era anche il rischio che la stessa direzione gara del gioco gli andasse a dare una penalità. Ci auguriamo comunque che il pilota della Red Bull riesca magari ad interpretare un po' meglio questa situazione, magari più a livello morale, non so, poi se ne riparlerà, si vedrà se ci saranno provvedimenti. 3 decimi tra Zampi e Gilles, che adesso diventano 4, stanno un po' facendo le due lepri, stanno già dando, hanno già dato in un singolo giro a Top Inchestra l'1 e 2, Top Inchestra che sembra piantato qui, Tals che lo affianca all'ingresso della Tegner 1, pericolosissimo tentare un attacco qui, saggiamente alza il piede, Top Inchestra si rimette davanti, sembra un po' piantato Top Inchestra in uscita dalle S, anche nel primo giro era stato un po' lento, Lopez che ha dovuto alzare il piede addirittura all'esterno qui all'Arpin, tenta di farsi vedere Tals. Lì dietro si è riaccodato anche Advanced Apple, poi più staccato Alex Pilotino, Fabio Max Naspers ed Emis in questo momento
Vai box. Vediamo qui alla spoon se Talz riesce ad uscire bene per poter tentare un attacco a Topping Kestrel. Esce di traverso, sfugge via Topping Kestrel. Al termine di questo giro si potrà poi azionare il DRS con le due forzine lì davanti che scappano. Poi questo gruppo di quattro piloti che ci porta dal terzo fino al sesto posto. Terzo posto per Topping Kestrel, quarto Talz, quinto Lopensky, sesto Advance Apple. Potrebbe comunque essere fatale già questo giro. Oh, attenzione, Gil 1.32.9. Dicevo, potrebbe essere fatale questo giro per Topping Kestrel con Talz che sembrava essere uscito meglio. Vai. Scusami, Rosh, Fede, ma vai. Abbiamo visto che Zampi ha mollato il mondiale, ha fatto passare il compagno, quindi non gareggerà più per la lotta per il mondiale. Abbiamo capito. Dopo 15 gare la gerarchia in casa Force India. Me la sono un po' persa questa fase, molto strano se tu mi dici che ha effettivamente lasciato passare. Sì, sul rettilineo principale ha completamente alzato il piede e lasciato passare Gil. E allora questo è un po' un messaggio chiaro. Non era possibile con la differenza di velocità, onestamente. Sì, un messaggio abbastanza chiaro. Allora che ci viene mandato dal pilota della Force India, effettivamente. Magari noi ci proviamo ad aggiungere un po' di pepe, poi evidentemente si è già reso conto che il suo compagno di scuderia, anche dai test, perché ovviamente i piloti provano insieme, sa del passo di Gil, ha deciso di non far tra virgolette da tappo, anche se ok il compagno di scuderia, però ci si gioca pur sempre un mondiale, ok, magari non avere l'effettiva velocità, però in una gara possono succedere tante cose, quindi... L'anno scorso diciamo che è successo l'anno scorso effettivamente nelle prime gare con Andrea eravamo d'accordo ovviamente, ma le ultime gare assolutamente nessuno può passare nessuno senza ovviamente fare danni al compagno, sì. Questo è più che ovvio, ci si gioca. Vabbè, la battaglia aperta è effettivamente un Zampi Gil is faster than you, non... sinceramente nemmeno io me l'aspettavo un po' per tutto quello che tutto l'arco della stagione che è stata, perché Zampi è arrivato fin qui a giocarsi il titolo, ma anche lui ha avuto molte sfortune nel corso della stagione, pensiamo a Canada dove addirittura alla ripartenza dalla safety car è stato centrato ed è stato costretto al ritiro, quindi per lui 1-0. È stata una stagione strana per molti piloti, magari alcuni anche all'esordio, lo stesso Gil all'esordio nei campionati FIT. Cedere così il passo, sportivamente parlando, da pilota mi viene a dire che è un po' brutto, però ognuno poi fa le sue scelte, vedremo come si evolverà. Quindi allora questa gara con 23 giri al termine, con Gil che in questo momento comunque non è che è scappato da Zampi, gli ha dato 2 secondi in un istante, quindi scelta comunque interessante. Per questo ti dicevo, perché Zampi ha il passo di Gil, se non qualcosina meglio. Per questo mi è sembrata abbastanza eclatante la mossa, che poi era appena finito il giro 2, quindi Ma qui poi anche avere qualcosina peggio comunque non è facile sorpassare, quindi sì, se anche vuoi tenere dietro un pilota tieni dietro. Che poi Gil, ok, adesso fa il giro veloce migliorato ora da Talz, ma attenzione perché Topping Kestrel in questo momento è sotto il secondo nei confronti di Zampi, quindi può azionare il DRS, difendersi da Talz e magari tentare un recupero in confronti delle prime due posizioni. Talz, adesso a 6 decimi. Vai. Talz stava perdendo la macchina in uscita di curva. E questa volta l'ha persa. Testa coda nelle S. Sperando che non vada ad impattare sulle barriere, no, la retromarcia, attenzione ad Alex Pilotino che sopraggiunge la vettura al centro della pista, torna nell'erba Talz per evitare di fare danni al pilota della Mercedes, quindi Talz ottavo posto, lui già era circa 115 punti facendo un rapido conto dalla vetta per quanto riguarda il duello e il titolo piloti. Difficile quindi per lui, forse già fuori anche matematicamente parlando dalla corsa al titolo, insomma ci sentite parlare molto del titolo, di fare questi conti, però con 5 gare alla fine, con una Prime League che ok dall'Australia è partita come sì tra virgolette il fanalino di coda dei campionati marchiati FIT,
ma insomma i tempi sono incredibilmente veloci, i piloti sono diventati molto maturi, anzi vi invito a seguire il sito www.formulaitaliantime.com, poiché a brevissimo, a giorni, verrà annunciato un nuovo evento che coinvolgerà diversi piloti, diversi protagonisti per quanto riguarda i quattro campionati organizzati dal sito. Sta perdendo zampe in questo giro, forse ha commesso qualche errore, poiché prima teneva il ritmo, adesso 1,6 secondo da Gilles, dietro di lui Toppin Kestrel si avvicina molto di traverso, curva 1, si gira Toppin Kestrel, si è girato Toppin Kestrel con la Mercedes, è entrato in curva 1 con il DRS aperto, forse è entrato in curva 1 con il DRS aperto, anche se in teoria si dovrebbe chiudere in automatico poco prima della staccata della lieve piega verso destra. E ha perso il posteriore, non è riuscito a gestire la sua vettura, insomma, due testa coda dei protagonisti che inseguivano il primo e il secondo posto nel giro di due giri e soprattutto entrambi nel T1, una parte del circuito molto guidata, molto tecnica. E adesso al terzo posto troviamo Lopez, che in questo momento abbiamo i primi tre piloti del campionato piloti nelle prime tre posizioni con Gilles, Zampi e Lopez. Inseguiti da Advanced Apple, adesso che è in scia a Lopensky, che finora aveva un po' tenuto il ritmo di Toppin Kestrel e Thals, quindi aveva anche tenuto il DRS, gli permetteva di difendersi da Advanced Apple, dalla McLaren di Advanced Apple. Adesso è a 3 secondi da Zampi, poiché quindi questo implica che non potrà azionare il DRS, quindi potrebbe essere vittima di un eventuale attacco di Advanced Apple, che in questo momento si trova a 6 decimi. Vanno ora alla staccata della Casio Triangle, l'ultima variante di questo circuito, e poi ci si mette no, nel rettilineo principale. Per la verità, comunque, io beh, sembra brutto tornare sul discorso, ma è stata veramente scellerata la manovra di Zampi, perché è lì, cioè tiene il ritmo. Ha fatto un giro dove ha perso qualcosa, ma in questo momento era di nuovo ad 1,8 al termine di questo passaggio. Forse commette qualche errore in curva 1, perché adesso già ha perso 4 decimi. Forse non è riuscito a trovare il giusto setup per affrontare il primo tratto di questo circuito. Curva 1 e 2 è molto difficile per quanto riguarda il giusto ingresso, per quanto riguarda la gestione della vettura in frenata, con il peso che si sposta tutto in avanti, il posteriore che si alleggerisce facilmente. Molto bravo comunque Lopensky. E Vai, vai. poi non è semplice farla in scia un'altra Sì. vettura, addirittura se hai 2 secondi, 2 secondi e mezzo di ritardo senti ancora la scia della macchina avanti, quindi diventa ancora più difficile. Eh sì, abbiamo visto Toppin Kestrel che probabilmente era entrato negli scarichi di Lopensky nel giro precedente, finire poi in testa coda. E quindi ovviamente i flussi aerodinamici vanno un po' a disturbare, un po' tanto a disturbare l'aerodinamica della vettura, le scelte per quanto riguarda le inclinazioni delle ali fatte dai diversi piloti, che un po' si vanno sempre ad adattare allo stile di guida. Lopensky abbastanza in difficoltà sul dritto, gli ha ripreso molto Advanced Apple, ok la scia, ma è stato un po' troppo evidente il guadagno. Attenzione, perché Lopensky è grandissimo, comunque il controllo di traverso. Può azionare il DRS, Advanced Apple si sposta al centro della pista, Lopensky si sono rotti gli indugi con Advanced Apple che va all'esterno di curva 1, anticipa la frenata e lascia che Lopensky percorra la traiettoria ideale e quindi resta davanti due che comunque stanno mantenendo lo stesso ritmo nei confronti di Zampi. Effettivamente battagliare non li aiuterà per niente per la rincorsa per quanto riguarda le prime due posizioni, con Zampi che resta lì 2 secondi da Schiller, quindi non lo lascia. Magari vedremo un eventuale addirittura undercut forse di Zampi nei confronti di Schiller. In un modo o nell'altro deve comunque tenere un ritmo elevato, non può alzare il piede ed uscire magari da quei famigerati 2 secondi e mezzo di cui ci parlava Mister X, per magari risparmiare le gomme, per avere meno difficoltà nella gestione della vettura. E vedremo quindi se vorrà magari anticipare la sosta, o qui comunque potrebbe pagare un undercut, magari un secondo e mezzo. Lopensky molto in difficoltà. Attenzione, Advanced Apple di traverso, quel cordolo all'interno della spun curve è sempre pericolosissimo, con un avvallamento che va sempre a creare difficoltà alla gestione della vettura, la va a sbilanciare. Advanced Apple è stato primo protagonista di ciò, con un lieve traverso che è riuscito a gestire, ma ha comunque perso il contatto nei confronti
di Lopensky comunque tiene il ritmo, non è uscito dal no, per la verità adesso è uscito dal secondo, un secondo e uno dalla Ferrari, quindi no, in questo giro non ha potuto azionare il DRS, sta recuperando comunque su questi piloti, sta venendo di nuovo su con un buon ritmo, top in Kestrel, quinto posto a 2 secondi e 7 da Van Zeppel, per lui quel testacoda qualche giro fa, quindi una lieve bruciacchiata alle sue gomme super soft, ma sta tentando di risalire. Attenzione, intanto 67 Talz che millesimi, attacca Talz, Alex. sì, l'ho visto ora, vicinissimo all'ingresso delle S, Talz che ha le super soft, Alex le medie, riesce ad avere il richiamo verso l'interno qui, ok, alza il piede Alex, non tenta di resistere all'esterno nei confronti della Red Bull del pilota Talz, che riesce a prendersi il sesto posto, parlando di testa coda, anche lui era stato autore di un testa coda che gli ha fatto perdere una decina, forse anche qualcosa di più di secondi, e quindi adesso si ritrova a dover risalire il gruppone, in questo momento al sesto posto. Vedremo, forse sarà lui uno dei primi ad effettuare la sosta, uno dei primi per quanto riguarda le gomme a mescola super soft. Poi più dietro i piloti sono un po' staccati, con Alex Brodino al settimo posto che ha 8 secondi di vantaggio su Fabio Max, 22 secondi invece tra Fabio Max e Naspers, e poi al decimo posto Emis, che è stato autore. Attenzione, Talz qui in uscita dalla spun, va sul ghiaione, perde molto. Alex è abbastanza lontano, quindi non dovrebbe riuscire ad attaccare il pilota della Red Bull. Comunque serve un attacco un po' scellerato, vedendo l'imminente. Oh, attenzione, Alex! No, 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 incidente violentissimo alla 130R, è andato sul cordolo esterno e poi ha perso il posteriore, la vettura che è scartata verso sinistra, schiantandosi sulle barriere. È stato violentissimo l'impatto, pilota costretto al ritiro, sfortunatissima la stagione anche per Alex Pilotino. E ancora una volta, Intanto vai, vai. Top in Kestrel è andata ai box e ha messo le gomme soft. Top in Kestrel ai box, giro 10, dovrebbe farcela, attenzione in battaglia con Fabio Max che ha le medie, arriva a lungo Fabio Max di traverso, si gira ancora una volta, curva 1. Che sta veramente mettendo in enorme difficoltà tantissimi piloti, pista lo diciamo tecnica, difficile, stretta, ma non ci aspettavamo in realtà così tanti testa coda, ritiri, soprattutto uno dietro l'altro, poiché al testa coda di Talza ha subito risposto Top Inchestra, allora al ritiro di Alex Pilotino ha risposto Fabio Max con un traverso esagerato in curva 1 con le gomme medie. Peccato perché poteva fare qualcosa di interessante difendendosi da Top Inchestra, ancora qui difficoltà in uscita dalla prima di Degner. Gomma media forse fin troppo dura per questo circuito, più di 20 giri possibili su questa gomma. Quindi per Fabio Max ci si prospetta una sosta intorno magari al 18-19 giro per poi sfruttare le super fino I box alla Zampi. fine. A box Lopensky. A grafica si preparano anche i meccanici della Ferrari ai box, quindi sia Zampi che Lopensky. Gomma soft ovviamente per entrambi i piloti che ripartono in questo momento. È importante per loro tentare, soprattutto per Zampi, tentare di non uscire nel traffico. Certo, abbiamo solo 9 vetture in pista, ma chi è con le gomme medie potrebbe essere un po' pericoloso. Vediamo dove escono. Per la verità, sono nella terra di nessuno poiché. Top Inchestra transita in questo momento, si è fermato anche Talz, ha montato di nuovo le soft, allora nulla, non è variato nulla per quanto riguarda queste soste. Talz che esce dietro a Fabio Max, che sì, esce dietro a Fabio Max che alle medie dovrà ancora fermarsi. Allora adesso ci si aspetta la sosta del leader della gara e del campionato, Gilles 27, e di Van Zeppel all'undicesimo giro. Probabilmente andranno entrambi a rispondere alle soste di Zampi, Lopensky e Talz. Zampi e Lopensky che hanno montato le soft a 18 secondi e 6. Ah no, devo aggiornare l'intervallo dal pilota di testa. Sembrava troppo poco il divario tra Gilles e Zampi, 18 secondi. Con 18 secondi Zampi sarebbe balzato ben oltre Uscita i ai 2 box. secondi nei confronti di Gilles dopo la sua sosta. Attiva ora il limitatore, il pilota della Force India che torna ai box, anche per lui sicuramente pronte le gomme a mescola Sì. gialla, le soft ed Sì. anche Van Zeppel. Parte ora dalla sua piazzola di sosta, vediamo dove Zampi è ora alla staccata della Casio Triangle, in percorrenza aveva circa 4 secondi di svantaggio al suo compagno di scuderia.
Gill che per la verità disattiva ora il limitatore, quindi Zampi è abbondantemente dietro al suo compagno di squadra. Topping Kessler fa segnare il miglior giro in questo momento, 1:31.974. Poi andremo a controllare un momentino il distacco tra Gill e Zampi, che in questo momento ammonta a 3 secondi e 7. Andremo un attimino a controllare un po' meglio alla fine del primo di questo giro con le gomme soft. Attenzione al duello tra Topping Kessler e Advanced Apple. Ed è stato allora abbastanza strepitoso l'undercut di Topping Kessler nei confronti di Advanced Apple, perché un 2 secondi il pilota della Mercedes è riuscito a mangiarseli nei confronti del pilota della McLaren, che prima della sosta era in battaglia con Lopezki, e in questo momento si ritrova dietro al codone della Mercedes di Topping Kessler, che adesso sembra voler mettere nel mirino il podio di Lopezki, circa 2 secondi tra i due piloti, per la verità 1 secondo ed 1 tra Lopezki e Topping Kessler. Subito dietro Advanced Apple a poco meno di mezzo secondo da Topping Kessler, più staccato Tals sopra i 10 secondi. Abbiamo quindi 5 piloti nel giro di 7 secondi e 7, quindi è comunque un ritmo notevole. Peccato avere quest'anno delle strategie abbastanza limitate, poteva uscire una gara magari un pochino più pittoresca, e soprattutto gara pittoresca la potremmo avere magari con qualche taglio, qualche pilota che potrebbe un po' esagerare per quanto riguarda questo discorso. Vado dal buon Mister X. Sì, buon Raffaele, mi Oh, dica, Dio, cosa Dio, 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 Dio. Perdonami, vuole sapere? Topping Kestrel ha fatto una pessima percorrenza della Cassio Triangle, si è avvicinato ad Advanced Apple, per fortuna solo un bacino tra le due ruote, quindi nessun danno all'ala. Vorrei sapere se magari tra i primi 5 piloti ci sono qualcuno già a rischio di penalità, magari qualcuno con più avvisi. Per Allora, ti dico favore. che abbiamo 4 avvisi per tagli in tutto. Per tutti i piloti, cioè 4, uno di Emis, uno di Tals, uno di Naspaz e uno di Fabiamax. Quindi Allora, per farti capire come stanno guidando. piloti veloci e pulitissimi, un circuito difficile. Qui Dekner 1 e 2 è difficile sia l'ingresso che l'uscita, e quindi si rischia di prendere avvisi, e specie alla spun curve, tanto sotto sterzo è facile andare larghi, e anche lì il gioco dà avviso. Quindi piloti finora bravissimi allora nell'essere veloci, ma come detto in precedenza pulitissimi. Ottimo questo messaggio insomma che ci viene mandato, con in questo momento Advanced Apple a 7 secondi da Topping Kestrel. Lopez che riesce a difendersi nei confronti della Mercedes di Topping Kessler, riesce a tenerlo sopra al secondo, mentre ancora una volta il divario tra Gilles e Zampi non cambia, 3 secondi ed 8. È stata veramente una mossa che purtroppo non mi spiego, quella di Zampi nei confronti di Gilles, di lasciarlo andare. È stato un po' l'abbiamo detto, ok, vai, bandiere gialle nel T2, Naspaz. Naspaz in testa coda alla seconda di Degner, pilota della McLaren con le gomme medie, nessun danno per la sua vettura, quindi può continuare, può ritrovare giusto quel filo di concentrazione e continuare la sua marcia. Bellissima questa inquadratura che prendeva tutta curva 1 e 2. Tals giro veloce 1:31.6. Dicevo, quell'inquadratura che prendeva tutta curva 1 e 2. Abbiamo visto Gilles uscire da curva 1 mentre Advanced Apple entrava. Gilles uscire da curva 2, pardon. Advanced Apple entrava in curva 1. Advanced Apple è entrato negli scarichi, nella telecamera posta sul posteriore della Mercedes di Topping Kestrel. I due sono molto molto vicini e stanno risalendo decimino dopo decimino nei confronti di Lopezki, poiché Topping Kestrel in questo momento è a 970 millesimi, quei 30 millesimi che gli consentono di poter azionare il DRS, e subito dietro c'è, come detto, la McLaren di Advanced Apple. Stanno facendo il gioco delle due forzine effettivamente, tirando così tanto queste gomme, e magari vedremo se inizierà anche un duello tra i due, perché il ritmo è effettivamente tra questi 5 piloti elevato, ma soprattutto molto simile, perché Lopezki è rimasto lì a 3 secondi e 3 da Zampi, non paga più di tanto il colpo. Attenzione ad Advanced Apple, che forse sembra averne un po' di più qui in velocità nei confronti di Topping Kestrel, 130R in scia, anzi doppia scia sia. Attenzione, si butta all'interno qui della Casio Triangolo, una manovra abbastanza scellerata. Come dicevamo, fare il gioco della Force India è proprio questo: iniziare a battagliare tra il quarto e il quinto posto. Anzi, aiutano anche Lopezki, che così tenta di scappare. Deve magari stare calmo Advanced Apple, aspettare il momento giusto, magari un duello tra Lopezki e Topping Kestrel, per tentare di passare addirittura entrambi. Magari un contatto, qualcosa può succedere.
ma in questo modo un giro è passato, un tentativo magari sul rettilineo principale è stato bruciato. E allora Lopensky che ha ricacciato Topping Kestrel ad 1 secondo ed 1, mentre Advance Apple è sempre molto vicino a Topping Kestrel qui, specie nel tratto delle S. Poi con la scia era riuscito ad avvicinarsi molto in percorrenza della 130R, qui di nuovo Degner 1 e 2, molto al limite, molto sul corto, lo sfrutta bene la pista. Staccata di nuovo per l'Airpin con il distacco un attimino che andiamo ad aggiornare tra Shield e Zambia in questo momento è effettivamente salito da 3,8 è passato a 4,2, ma è sempre lì. Attenzione, bandiere gialle, immagino di nuovo Naspers in difficoltà. Esatto, Sì, all'ultima curva. Naspazza l'ultimo Q. Sì. Purtroppo queste medie, ok, sono durissime, ma non offrono nemmeno così tanto grip. Coda della McLaren quest'anno per lui una stagione, più volte purtroppo funestata da notevoli testa coda, vetture comunque abbastanza difficoltose da controllare per cercare il giusto limite. Direi che possiamo tornare su Lopensky, Topping Kestrel e Advance Apple. Prepara l'accelerazione qui, Advance Apple è stato molto interno nella percorrenza verso destra, ha avuto una buona accelerazione nel sinistra, poi destra in discesa, e ad ora Topping Kestrel che apre il DRS, si mette a sinistra, apre il DRS, anche Advance Apple all'ingresso di curva 1, entrano appaiati, lieve traverso di Advance Apple che riesce a gestire, riesce a passare forse Topping Kestrel, attenzione perché i due sono ancora appaiati, vicinissimi, bellissimo questo tratto delle S, no, Oh. si toccano e si gira, Advance Apple che impatta violentemente con le barriere, con la parte posteriore della vettura, per lui non saltano fortunatamente le sospensioni. Sarebbe stata una manovra eccelsa fare tutto il tratto delle S appaiati, ma effettivamente lo spazio era minimo e purtroppo è arrivato questo contatto con dei flap che sono volati proprio dalla McLaren di Advance Apple, che adesso si vede anche vittima del recupero di Thals. Adesso tra i due ci sono meno, cioè meno di 1 secondo. E Topping Kestrel a 5 decimi da Lopensky, deve aver commesso forse un errorino il pilota della Ferrari. Sì, Vediamo. Advance Apple deve andare ai box per forza perché Sì. manca tutto il castello di sinistra, non puoi, tutte le curve veloci che ci sono non puoi restare in pista così. Sì, qui avrà molta Io difficoltà purtroppo adesso. Vai, ti scusami. segnalo ovviamente che non vedo Lopensky per un problema di desincronizzazione, purtroppo il gioco me lo fa vedere da tutt'altra parte, a volte anche fermo in mezzo alla pista, quindi non posso vedere il duello, non posso aiutarti su questo. Vabbè, Lopensky, te lo dico io, ha mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Topping Kestrel. Di nuovo sul rettilineo principale, potrà azionare il DRS Topping Kestrel con Tals Thals. su Ma che Advance Apple, manovra, che manovra! lunghissimo. Una manovra effettivamente folle. Adesso è anche difficile andare a commentare ciò che avviene in pista, però insomma, Advance Apple aveva l'ara rotta, poverino. Thals ha finito di spaccargliela, non ha voluto aspettare la sosta del pilota della McLaren. È stato più che altro fortunato a non danneggiare la sua ala, ma così è effettivamente a rischio di un'eventuale disputa. Come sempre vi ricordiamo che questi non sono risultati ufficiali, sono ufficiosi, verranno poi analizzati i giri di qualifica, eventuali contatti in gara e poi verranno date eventuali penalità e infine verrà stilata la classifica ufficiale. Advance Apple è tornato in box, ala nuova per lui e gomme super soft, potrà almeno tentare l'assalto al giro veloce, una magrissima consolazione rispetto al podio che poteva maturare. Avevano fatto un ingresso bellissimo Topping Kestrel e Advance Apple in curva 1 e 2 ed anche alla 3, poi purtroppo alla 4 verso destra è arrivato questo contatto con forse Topping Kestrel che ha lasciato il minimo dello spazio, però lo dicevamo, pista strettissima, vetture quest'anno molto più larghe rispetto all'anno passato, purtroppo c'è stato questo aggancio tra i due piloti Sai, Raffaele, in quel vai. punto chi ha più giudizio alza il piede. A Sì. quanto pare nessuno dei due ha alzato il piede. Di Fabio nuovo ritiro Max. per Fabio Max. Giappone che non gli va giù. Adesso all'uscita dell'Airpin. Purtroppo ritiro per il pilota della Ferrari con il suo compagno di scuderia Lopensky che continua a difendersi nei confronti di Topping Kestrel. C'è stato un episodio, dicevi, a proposito di giudizio proprio tra Lopensky e Schill in Malesia. È stata poi un'eventuale disputa, parecchi piloti si sono espressi sul sito, sull'effettivamente il giudizio, il voler dire ok, lo lascio entrare, non chiudo così tanto. Però Abbiamo per avuto la noi è facile dimostrazione che, parlare, ecco appunto, abbiamo avuto la dimostrazione che
in quell'episodio, è meglio evitare qualsiasi tipo di contatto, quindi allargarti, magari andare pure sull'erba, anziché vedersi rovinati la gara a se stessi e agli altri alla fine, indipendentemente da chi avesse avuto ragione in quell'episodio. Sai, uno alza il piede, allarga la traiettoria, lascia il minimo spazio all'avversario in modo tale da poter concludere entrambi la gara senza problemi. Sì, cioè effettivamente proprio il tra virgolette galateo del pilota, cioè, è effettivamente uno sport comunque nato dai vecchi signori inglesi amanti dei motori, cioè, una sorta di rispetto del rivale, magari il fatto della virtuale per alcuni non implica sull'avere il totale rispetto degli sfidanti in pista, però ecco, i campionati FIT hanno sempre avuto questo marchio di, oltre alla massima simulazione, anche il massimo rispetto. Attenzione a Lopez che era piantato sul retiro principale con Tom Pinkastra, che si è fatto vicino, è stato molto bravo Lopez a difendersi in curva 1. Scia ne ha parecchiato Pinkastra, perché nella percorrenza del retiro principale gli ha mangiato tantissimo, quasi un secondo a Lopez. Dicevo, quindi galateo del pilota, ma soprattutto il voler completare tutti quanti, come dicevi tu, la gara senza troppi problemi, poiché lo sappiamo che le gare sono lunghe, magari un episodio in quel giro che si lascia passare il pilota, ma se si ha il passo poco dopo si riesce a rispondere, quindi non sono lobby pubblici. Se non hai il passo, se ti accorgi di non avere il passo per stare con per stare davanti a quel pilota, magari per evitare qualsiasi tipo di contatti, magari pure per stare più concentrato, perché magari può succedere che se hai qualcuno dietro ti deconcentri e commetti più errori di quando giri da solo, quindi a volte qualcuno decide di far passare chi ha dietro in modo tale di essere più tranquillo nella guida e nella gestione della gara. È un po' calata la concentrazione per Lopez, che alla spun curva è arrivato troppo largo, non è uscito fuori dalla pista, però non ha trovato il giusto punto di corta. Però la difesa di Lopez è incredibilmente saggia, vicinissimo Top Inchestra, è stato bravissimo Lopez a spostarsi verso la 130R, verso sinistra e poi rispostarsi a destra, quindi ha comunque sfruttato tutta quanta la pista. Certo, forse sono stati due i cambi di traiettoria, adesso ripensandoci, però è riuscito sono due curve diverse. Ok. E allora ne vedremo delle belle forse nel paddock. Comunque è stato molto bravo poi nel lasciare lo spazio all'esterno di Topping Castle all'ingresso della Casio Triangle, non hanno replicato Prost e Senna con eventuali sportellate. E adesso giro veloce per Advance Apple, 1:31.191, giro 20 di 27, è abbastanza volata questa parte di gara con Fabio Max, che dopo il ritiro adesso ci abbandona. Diciamo di concentrazione Lopez, che in questo momento non è riuscito, non sembra averne tanta, poiché la pressione di Topping Castle è veramente altissima. Lopez è consapevole del fatto che Topping Castle sul dritto va ed anche parecchio, si è dovuto difendere più volte. Sfida intanto tra Emis e Advance Apple per i giri veloci. Questo potrebbe essere un altro duello che potrebbe infiammare un po' questo finale di gara. Tanto un problema, la sessione non esiste più. Rieccoci tra virgolette in radiocronaca per un problema accaduto alla sessione. Siamo caduti sia alcuni noi dello staff che qualche pilota, per la precisione Lopez e Fabio Max, che però era già ritirato, quindi andremo un attimino in radiocronaca più che altro per capire cosa sta succedendo in stanza con gli altri piloti rimasti in stanza ancora in gara. Eravamo al 20° giro di 27, vediamo se Morno ci può dare qualche aggiornamento. Ma allora ti posso fare un riassunto della classifica a questo punto. Davanti Gilles e Zampi, ormai cristallizzate le posizioni, Zampi ha perso ancora qualcosina, 5 secondi e 6 il distacco adesso. Terzo Topping Kestrel, che ha approfittato della disconnessione di Lopensky, quindi per sorpassarlo. Quarto Talz, e poi vedo quinto Advance Apple. I distacchi sesto sono Lopensky, tutti, te lo dico. Perché settimo, non so dov'è. Settimo Emis, ottavo Naspaz. E distacchi tutti abbastanza ampi, tra i 4 e i 5 secondi, i primi tre, quindi mancano 4 giri alla fine. Difficile vedere qualche lotta ormai.
Molto bene, allora vedremo se magari andremo con altri aggiornamenti. Prendiamoci una breve pausa, poi sicuramente torneremo con aggiornamenti per magari errori o soste improvvise o comunque aggiornamenti, lo sapete meglio me. E poi per il finale con le consuete interviste con i primi tre classificati. Intanto ti segnalo che Lopensky è riuscito a rientrare in pista e in stanza, ha di nuovo il controllo della vettura e Sì, sta purtroppo però recuperando lì su ha Advanced però Sì. purtroppo lì ha gli ha fatto fare una sosta in più nel frattempo, quindi ha È perso ancora più. giusto. Abbiamo visto che Tals ha rallentato l'uscita della Spoon, ha aspettato Advanced Apple, si è fatto sorpassare e adesso è a un secondo. Siamo all'ultima 130R. Con Chill, quindi siamo per arrivare al traguardo. Lasciamo Mauro. Ecco, adesso Sta Chill sta rallentando, eh sì, rallentando sta e aspetta rallentando. Zampi. Ecco, io questo discorso volevo Fa fare. passare. Chill più E volte lo me fa l'ha detto passare. che voleva ridargli la vittoria dell'Ungheria. Questo Gran Premio è ricco di colpi di scena. Parlando più volte con Chill, mi aveva detto che voleva ridare la vittoria a Zampi per quell'errore del Gran Premio dell'Ungheria agli ultimi giri, con Zampi che stava guidando e purtroppo per un errore è passato davanti Chill. E insomma gli ha restituito il, tra virgolette, favore, gli ha restituito quella vittoria e insomma è difficile da Ti dico commentare. Il Giappone è sempre pieno di colpi di che scena. Zampi No, non me lo dire. questa l'avrebbe vinta. Ah, Anche senza. ok. Sì, però E intanto si come ritira dicevo, Emis. che però comunque sarà in classifica, però a questo punto, forse anche davanti a Naspaz, quindi non cambia la sua posizione perché Naspaz è Sì. doppiato. Allora, champagne virtuale, noi ce lo possiamo immaginare questo podio del 16° appuntamento con la Prime League, con allora Zampi che chiude davanti a Schiller, terzo posto per Topping Kestrel, quarto se non vado errato Advanced Apple. Faccio Quarto il top, non... Advanced Apple, quinto quinto Tals, Tals. sesto Lopensky. E Ok, allora a brevissimo avremo i primi tre. Ah, vabbè. settimo Emis, Emis. ottavo Naspaz. Naspats doppiato di due CG. Ok, è ritirato Fabio Max. A brevissimo avremo i primi tre qui con noi in cabina di commento per le domande. Allora, rieccoci ritornati qui con noi in cabina di commento i primi tre classificati, Zampi, Schill e Topping Kestrel. Partiamo subito da Zampi, primo classificato quest'oggi. La tua gara, noi in live siamo stati un po' sorpresi dalla tua manovra al secondo giro di lasciar sfilare Schill, ma poi Schill ti ha restituito un po' quello che più volte lui mi ha raccontato, quel famigerato Gran Premio d'Ungheria. Che ne dici, Zampi? No, tutto parte dalle qualifiche. Oh, la prima pole, sono contento. C'era una tensione addosso l'ultimo giro, la 130R non l'ho fatta in pieno, ma parzializzando, qualche rischietto l'ho avuto, però fortunatamente sono contento, prima pole, prima fila tutta nostra. In gara, purtroppo qualcuno ha schiacciato troppo presto. E il gioco mi metteva di partire con le medie, quindi mi faceva fare medie e gialle, medie e soft. Ho provato a cambiare un po' di volte, ma me l'ha resettato, e allora, insomma, a 3 secondi della fine sono riuscito a mettere le rosse e a mettere un po' di benzina a caso in più. Però non ho fatto in tempo a modificare l'ala davanti, che avevo alzato un bel po'. Quindi tutto il primo stint è stato quello l'handicap, che perdevo un sacco nei rettilinei. Infatti poi Max al secondo o terzo giro mi ha detto che perdevo un sacco e era inutile tenerlo dietro per poi farci prendere. E ho detto prova a trainarmi un po' col DRS, e poi si è allontanato, gli ho detto vabbè, me la cavo da solo. Poi diciamo abbastanza gara in solitaria, a parte alla fine Topping che mi ha preso 2 secondi e ho dovuto incominciare a spingere, c'era in continuazione un po' l'ansia, stai cominciando a sudare, con Max che mi diceva dai dai non mollare, non mollare, forza forza. E alla fine ci teneva tanto, a me insomma fa piacere. Però come la vittoria sull'errore mio era sua, anche questa qua era sua, però apprezzo il gesto e doppietta,
campionato costruttori nostro, sono contento, quello è l'importante. Molto. E bene così. Grande, Max. Molto bene. Sì, effettivamente il campionato costruttori che si va a chiudere così erano 215 punti disponibili. Ci sarebbe dovuto essere un doppio ritiro per 5 volte da parte dei due piloti della Force India da qui fino ad Abu Dhabi. Così non è stato. Quindi discorso costruttori chiuso con la Force India che viene dichiarata campione. Andiamo quindi al secondo posto di Shill 27. Shill, più volte in privato me l'avevi parlato e quell'Ungheria gliela volevi restituire a Zampi, non ti era andato giù quel fatto. Comunque, vedendo invece la gara di oggi, la tua striscia di podi è effettivamente mostruosa. Sono ben 12. Costanza straordinaria che ti sta portando effettivamente a questo titolo. Ok, che Zampi gli hai restituito quella famigerata Ungheria, sei un po' stato il Barrichello di Austria con Schumacher, visto che noi siamo un pochino vecchiotti. Però ecco, il titolo è abbastanza vicino, che ne dici? Ovviamente è la tua gara, poi. Questa è la Beh, domanda bonus. sì, no, vabbè, il titolo partiamo da lì, perché questa è una cosa importante. Stasera abbiamo dato alla Force India il titolo costruttori ed era una cosa alla quale tenevamo tanto. La gara è cominciata molte gare fa. È cominciata dall'Ungheria, come giustamente ricordavi, perché quella gara Zampi l'aveva dominata e per un errore stupido. L'ha persa, è finito dietro di me immeritatamente. E per tutto questo tempo io ho sperato che si verificasse una circostanza di questo genere, come è successa stasera, poter essere primo e secondo a due curve dalla fine e potermi togliere questo peso, anche perché giustamente lui mi diceva: ma dai, è un gioco, vai avanti, vai avanti. No. È un gioco, ma è un gioco che ci fa divertire, ci fa appassionare e che nasconde dietro di sé, porta con sé tante altre cose, i rapporti umani, quello che costruiamo settimana dopo settimana, l'impegno, la condivisione, tante cose che sono belle, che vanno al di là del gioco. E ci tenevo che questa cosa di poter restituire quello che ho preso in Ungheria, e l'occasione è stata la più azzeccata, perché nello stesso momento la nostra squadra ha vinto il titolo. Quindi bravo Zampi, per il gioco e anche al di fuori del gioco. Bello, 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 belle parole. Mi garbi, mi garbi. Andiamo avanti con il terzo posto per Topping Kestrel. Dopo il podio di Malesia, il secondo posto della Malesia. Insomma, la costanza e si sta venendo fuori. Insomma, terzo posto. Ti manca forse la pole per tentare un assalto alla vittoria? Sì, diciamo che in qualifica, cioè, devo farne 3 di giri, invece ne ho fatto 2, non so, pensavo di rientrare e montare un nuovo set, invece non ce l'ho fatto. Poi per quanto riguarda la gara, ho avuto un buono scatto, dalla quarta sono passato alla terza posizione e poi dopo mi sembra 3-4 giri ho fatto l'errore che mi ha fatto fare un'altra rimonta, una piccola rimonta. Al decimo giro ho fatto l'undercut, mi sembra che sia uscito su Advanced Apple di poco, di un filo proprio. E niente, poi lì ho avuto cioè, un duello con Lopensky e poi dopo la sua disconnessione sono arrivato alla terza posizione. Molto bene, allora l'avevamo detto che insomma il Giappone di titoli storicamente parlando ne ha segnati molti, quest'oggi ha assegnato il titolo, l'abbiamo detto, costruttori alla Force India, giusto qualche statistica, Force India che con 12 podi, 11 vittorie e 6 pole position, sì, si è portato a casa questo titolo. Mornon, vuoi toglierti qualche dubbio con questi primi tre ragazzacci? Sì, volevo chiedere a Zampi come si trovava con l'assetto, perché in generale nei primi giri sembrava, specie in curva 1-2, un po' più pattinante rispetto a Gilles, quindi siccome avevamo provato in realtà è lunedì prima della Sport insieme, e volevo sentire come si era trovato poi alla fine con quell'assetto, perché
sembrava un po' più in difficoltà rispetto a quelle prove. Guarda, il primo stint è stato segnato da quella lasciata da bagnato. Quindi diciamo che tutto il primo settore, girando in magra, giravo forse un pelino più veloce di Max. E poi perdevo tutto il resto negli altri due settori, anche usando grasso. E dopo aver riportato l'ala 2, è andata bene, come avevamo provato, abbastanza tranquillo. Avevamo sempre tutti e due, anche ieri abbiamo provato, insomma, qualche scivolata derapata in curva 1 e 2. Quindi diciamo che, insomma, essendo stato da solo, magari frenavo un pelino prima, magari entravo già in curva 1 in settima, e quindi la facevo molto, molto più piano di come realmente si poteva fare. Giusto per non rischiare, ovviamente c'è stato qualche giro che sono andato un po' larghino, però non ho rischiato, di girarmi in tutta la gara. Ok, e poi volevo chiedere anche una cosa a Gilles. Il lasciar passare Zampi alla fine, quindi, era già comunque una cosa che ti era venuta in mente dal secondo o terzo giro quando gli avevi preso la posizione? O è stato un... No, è una cosa che mi è venuta in mente dopo aver tagliato il traguardo dell'Ungheria. Come dicevo, è tanto che mi porto dietro questo peso. E disperavo che potesse accadere, ma per fortuna è accaduto. Diciamo che già dal terzo quarto giro mi fa: dai che ti voglio dietro, e io non riuscivo a capire. Poi all'ultima, diciamo, dal tornantino mi ha incominciato a dire: dai che mi fermo all'ultima chicane. Insomma, dicevo Insomma, no, figurati alla fine. allora diciamola Ma mi tutta. ha minacciato di fermarsi, allora ho detto Diciamola tutta, Zampi non voleva che io gli lasciassi la posizione e a un certo punto mi sono lasciato andare, gli ho detto: è un ordine, vada avanti, cazzo! infatti Scusate, ma credo che siamo fuori dalla faccia protetta a Sì, questo. ero in onboard con te, poi sono andato in onboard con Zampi perché ho temuto, visto che c'era la chicane, che succedesse il pasticcio in realtà. Insomma, ci sono piloti che nell'ultima variante si sono menati, cheat McLaren, e altri piloti che come voi si sono lasciati il posto. Quindi siamo alle fasi finali anche. Scusami Vai, vai. Raffaele, io sono stato molto più Prego, cattivo prego. Faccia, faccia. rispetto a questi altri due signori. Quando ho visto il sorpasso di Gilles al fine del secondo giro, ho Beh, sì. detto che Zampi, lo posso dire tranquillamente, Zampi aveva abbandonato qualsiasi speranza per il campionato. È così? Punto interrogativo. Beh, guardiamola, cioè, la realtà è quella. Max ha un vantaggio 40. enorme, dovuto anche da qualche zero mio che potevo evitarlo. È perennemente più veloce, cioè, di che cosa stiamo parlando? A meno che non faccia quattro zeri nelle ultime gare, ma anche stasera era, diciamo, un tre decimi più veloce al giro. Ma guarda che Non Mauro ne sa qualcosa di 4 zeri. Vabbè, sì. no, L'anno no, scorso. no, Vabbè, ma diciamo che diciamo. l'idea c'è stata nel momento in cui c'è stato nella prima parte di, no, insomma, la parte centrale, fine prima parte di campionato, che ero primo, ma comunque eravamo lì, l'idea mi è venuta. Poi provando insieme vedevo che comunque era troppo veloce per me, quindi diciamo che è da un po' che l'ho abbandonata quell'idea lì, anche perché il mio obiettivo di quest'anno era arrivare in zona podio e magari vincere almeno una gara. Diciamo che per quest'anno è andata molto 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 meglio, e quindi sono contento così, anche perché se lo merita molto di più lui.
Molto bene, sì, dai, Ok. ne avevamo parlato in generale, poiché effettivamente al secondo giro effettivamente non avevamo nemmeno fatto il discorso che magari qualche pilota aveva dimenticato di risistemare l'assetto proprio per la qualifica bagnata per poi ritrovarsi con la pista asciutta. E comunque troverai dei discorsi interessanti per quando rivedrai questa, tra virgolette, diretta slash differita. Direi che siamo quindi in chiusura. Mi congedo qualche, anzi, mi prendo qualche minuto per ricordarvi gli appuntamenti della prossima settimana, poiché i campionati sono verso la fine e si passa per l'America nel Texas. Si riparte da lunedì 26 con la Sport League, il duello tra Luca D'Amico e Smokeman per assegnare il titolo piloti. Poi il 27 la Pro League in battaglia ancora Kvyat, F1 Italian Delta e una Pulitan Pro League, quindi martedì come sempre Gran Premio degli Stati Uniti. Il 28 il settimo appuntamento della Young vs Old Driver con Project Cars 2, si va sul circuito del Bugatti GP, ovviamente Le Mans in Francia, e poi Master League Formula Passion.it. Ieri è stato assegnato il titolo a Nico Fiore, e la Red Bull dovrebbe essere anche lei ufficializzata campione per quanto riguarda il costruttori, però ci sono ancora diverse statistiche, diversi record da spulciare. E poi si chiuderà come sempre venerdì 2 con la Prime League che ha assegnato il titolo costruttori, ancora da assegnare il titolo piloti con questi due ragazzacci che l'abbiamo qui in party, il buon Lopensky. Io direi che come sempre ci siamo detti tutto quanto, io vi Una ringrazio. cosa, Raffaele, Vadi, una cosa che volevo dire a chi ci segue, di ricordarsi che il vero spettacolo è il venerdì, quindi vadi. lasciamo, magari usciamo il lunedì sera, il martedì, magari il giovedì andiamo con la ragazza e ci concentriamo a guardare il vero spettacolo il venerdì sera. L'ha detto, attenzione, queste occhio a non lanciare troppe frecciate tra campionati e campionati, che sul sito, ve lo ricordo, usciranno cose belle. State sintonizzati sul sito perché potresti ritrovarti qualcuno della Master che poi ti mena in pista, ovviamente si dice per goliardia, però seguite il sito. Scherzando si dice la verità. E in un modo o nell'altro vi ho detto tutto, anche la prossima settimana saremo qui per non perdervi nemmeno una staccata, faccio lo youtuber della situazione. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, così i feed di YouTube non funzionano, però ogni tanto vi arrivano. Vi ho detto Un tutto, mi ringrazio. piace. Esatto, mi piace, mi piace. Un ringraziamento a voi pubblico per averci supportato, nel mio caso sopportato. Grazie a Mornon, carissimo, buonasera. Buonanotte. Buonasera anche a te Raffaele, un saluto a tutti e un complimento ovviamente a chi è arrivato sul podio stasera. Rischiamo anche di finire in realtà nel buon pomeriggio, quindi buon pomeriggio, dottor Mister X. Per non sbagliare, arrivederci a tutti. Dove dobbiamo correre? Stati Uniti. Esattamente. Un grazie anche a tutti i piloti che hanno preso parte alla gara, un complimento a questi primi tre ragazzacci, Zampi, Chill e Topping, che purtroppo si è perso un attimino con questi discorsi di campionato, scusa, mi sentivo annoiato. Però ecco, dai, complimenti a tutti quanti, ci vediamo prestissimo, come sempre, andando a presto solo se fit non è live. Buonanotte a tutti, ciao 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 Buonanotte, ciao, ciao. buonanotte, Ciao, buongiorno. yeah, buon pomeriggio, buon qualcosa, ciao.